Eccoci, in tutto questo lo sport cosa c'entra? Nel senso, qual è il messaggio che ci può dare lo sport? Abbiamo qui con noi Tresor Kidon, che è un ex cestista, ora allenatore di una squadra di basket in Svizzera, e a lui volevo appunto chiedere questo, no? Cosa vuol dire lavorare assieme, coprirsi, cambiare ruolo? Cos'è che lo sport ci può dire in questo senso? Prima di tutto buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato qui perché è la prima volta per me. E niente, per me il discorso comincerei con un aneddoto africano che si dice: se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano andiamo insieme. Penso che è un concetto che ho imparato nell'arco della mia esperienza sportiva, che io sono partito da diverse squadre, ho avuto la mia carriera si è diversificata in due fasi. La prima fase ero più scorer, non so se seguite un po' il basket, penso che oggigiorno gli agenti sportivi guardano più chi segna, chi fa i risultati, può avere dei contratti, ma ho imparato nell'arco della mia esperienza che un gioco di squadra porta più titoli che la soddisfazione personale. Nella prima fase della mia carriera ho avuto tanti riconoscimenti individuali, però man mano che passavano gli anni ho imparato che magari per quello che subentra la fiducia che parlavamo, che è molto importante, del tuo compagno o del tuo partner, affidarmi anche degli altri giocatori che, appunto, visto che il basket è un gioco di squadra, non giochi da solo, hai bisogno dei tuoi compagni, soprattutto nei momenti un po' caldi della partita, magari sei stanco dopo che magari hai giocato 38 minuti, hai segnato canestri qua, magari hai bisogno del tuo compagno. E questo penso che il lavoro di gruppo, c'è bisogno della fiducia del tuo compagno, è molto importante, e sapersi diversificare, perché come dicevo ho iniziato la mia prima fase come leader di ogni squadra, poi cambiando la squadra è capitato un aneddoto molto interessante. Parlando con il mio allenatore a inizio stagione, ci siamo seduti e niente, mi ha detto: Tresor, guarda, quest'anno vorrei che tu difendessi. Sono girato, ho guardato: difesa? Io conosco solo tirare, segnare, no? Difesa io? Come mai? Abbiamo tanti giocatori offensivi, vorrei che tu come quest'anno ti focalizzi sulla difesa. Non l'ho presa molto bene all'inizio, però man mano col tempo ho capito, anche se la stagione è diversificata in diverse fasi, ci ho voluto un po' di tempo, ma questo aspetto di adattarsi a una situazione per uno scopo comune mi ha aiutato a vincere titoli dopo, perché ho capito che anche come persona ho migliorato diversi aspetti del mio gioco, non solo offensivo, ma anche difensivo, e ho potuto aiutare la squadra. E queste cose penso che siano importanti quando lavori in un team, che ognuno, ogni elemento, ogni persona di un team porti qualcosa per uno scopo di gruppo. Ognuno ha il suo scopo personale, magari in questo contesto del basket c'era magari uno che era più difensivo, uno che doveva occuparsi di attaccare, di fare canestro e tiratore, uno dei passaggi. Penso che mettendo tutto assieme questi piccoli aspetti, tutti i piccoli obiettivi personali, si raggiunge l'obiettivo comune che sarebbe stato il campionato, Coppe Svizzere o campionati europei. Dunque penso che questo discorso di lavorare assieme è molto importante, però la domanda che subentra è facile o non facile? E questo penso che sta all'allenatore, in questo caso nello sport, o all'imprenditore di creare questa sinergia tra i dipendenti, che possano sentirsi valorizzati e poter apportare qualcosa al team per arrivare agli obiettivi e a uno scopo comune. E penso un aneddoto molto importante, penso che tutti conoscono Michael Jordan, grande giocatore di basket, se non il più grande, nei suoi primi anni di NBA
non ha mai vinto niente, però appunto lui ha avuto anche un grande allenatore, Phil Jackson, che una volta l'ha seduto, l'ha messo a sedere e gli ha detto: Michael, lo so, tu segni 40 punti, però non vinciamo, la passi la palla ogni tanto? Tu sei bravo, ma anche gli altri comunque hanno bisogno di qualche momento, anche loro, sono i momenti che sei chiuso in due, potresti passarla invece di fare un tiro forzato. Lui comunque, con la sua personalità e la sua voglia di dimostrare che era più forte, ha detto: no, ma io comunque io segno 40 punti, lui non segna, però dico, l'allenatore gli ha detto: così non vinciamo, perché stiamo perdendo le partite e rischiamo di perdere i campionati, man mano stiamo andando avanti. Poi pian piano ha capito che aveva bisogno dei suoi compagni e poi l'ha portato, perché tutti parlano delle vittorie di Michael Jordan, ma non parlano dei 6 anni prima che non ha vinto niente. Alla fine ha vinto 6 titoli NBA, perché, non so se qualcuno si ricorda, c'è stato un momento nell'ultimo campionato NBA che erano a meno 2 punti, time out, e tutti si erano preparati, time out, l'allenatore dell'altra squadra si è preparata, sappiamo tutti che comunque l'ultimo tiro sempre Michael Jordan lo prende. Invece no, time out, filmato, ha detto a Steve Kerr, che adesso è allenatore dei Golden State, che penso che tutti conoscono, la grande squadra del momento in NBA, preparati che ti passo la palla. Anche lui è rimasto sorpreso, come mi passi la palla che tu tiri ogni volta, come è possibile? E sono entrati in campo, raddoppio, palla, tiro da 3, vincono la partita. E questo comunque è un lavoro che comunque allenatore o gente, come dicevo, imprenditore, che si può fare sull'individuo per il bene comune. E penso che questo è molto importante, sia una compagnia che nello sport, raggiungere questo obiettivo. E penso che per me personalmente mi ha aiutato a crescere come giocatore, soprattutto come persona, perché mi ha aiutato anche a vedere un altro aspetto, che essere individualista, e specialmente in uno sport come il basket, uno sport di gruppo, bisogna condividere per il bene comune. Penso che questo è importante. Grazie, grazie molto. Rispondendo appunto a Pietro, che insieme abbiamo fondato questa Basketball Dream in Svizzera, che è una fondazione per aiutare ai giovani talenti svizzeri a migliorare tecnicamente, aspetto sportivo e anche mentalmente, visto che ho fatto anche il certificato di mental coach. Penso che oggigiorno, più che non mai nella nostra vita da essere umano, c'è bisogno di questo aspetto motivazionale, o avere qualcuno che possa spingerti. Parlavo prima del signore che ha parlato prima, complimenti del fatto che lei sia riuscito a trovare questa forza e a superare magari le paure, perché penso che tutti noi abbiamo delle paure, però penso che le paure bisogna prenderle in un modo come se fosse un nuovo challenge e affrontarle. Questo è molto importante. Tornando al lavoro che faccio con i talent, non è solo lavoro appunto tecnico di basket, però appunto anche individuale, visto che è molto specifico, perché la nostra idea è anche di visualizzare quando giocano e avere un one-on-one, un contatto, e esaminare le diverse tematiche dell'aspetto sportivo, della partita, dei momenti, e poi anche avere un feedback, domande, sapere e conoscere le difficoltà e affrontare queste difficoltà. E nel campo sportivo è un po' più diverso per me come allenatore. Quando preparo gli allenamenti, li metto nella loro, come si dice in inglese, no comfort zone, perché tutti penso che nella nostra, quando siamo bene, la nostra comfort zone, possiamo eccelliamo, possiamo fare le cose bene, però quando ci mettono in una situazione che ci fanno cadere la nostra sedia, siamo lì, aspetti un attimo, dobbiamo rimboccarci le maniche. Dunque questi aspetti nel basket, con diversi esercizi, possiamo puntare su questi esercizi, che poi il ragazzo pian piano, lavorando su questo aspetto, può migliorare anche la fiducia, come parlavamo prima. La fiducia non è solo la fiducia del tuo partner, ma self-confidence, la fiducia in te stesso, questa è la cosa molto importante, per poi poter dare di più alla squadra o a una società, a una compagnia. Questo è molto importante.